Allarma, allarma, la campana suona, di turca so sbarcata alla marina, che ta una scarpa vecchia se la sola, cavimma fuori nulla. Confortata dallo straordinario successo della prima edizione e coerentemente con le finalità del proprio statuto, l'associazione Schenè ripropone per il secondo anno consecutivo una edizione rivista ed ampliata della Parata dei Briganti. L'edizione 2006 è organizzata con il supporto del Comune di Rionero e del GAL, Sviluppo Vulture Alto Bradano, e in collaborazione con l'Associazione Vulcanica e con la Fondazione Insieme Per, che attribuisce all'evento una caratura morale nella direzione della solidarietà. Ma non basta una farina, basta forca, basta gente che n'ha mai buttata. L'evento, che si connota come teatro di strada, con una forte vocazione popolare, persegue un fondamentale obiettivo, insieme di natura culturale e di carattere più squisitamente turistico: la riappropriazione di vissuti e luoghi che costituiscono una memoria biologica e culturale, un determinato codice simbolico, una storia troppo spesso liquidata con giudizi sommari e banali, di cui una spettacolarizzazione popolare può colmare vuoti e silenzi, rimuovendo false mitizzazioni e incanalando giuste riflessioni. In tale direzione si muove essenzialmente la kermesse della parata, un evento che attraverso la suggestione di tre serate di strada, tra vicoli e cantine, tra balli, suoni e finzioni sceniche, vuole in ultima analisi proporre il farsi di una cultura locale, fortemente identitaria e ambiziosamente globale, capace insieme di crescere su radici proprie e salde e di nutrirsi senza sterili importazioni di modelli estranei, delle diversità molteplici nella prospettiva di una cittadinanza del mondo attiva e paritaria. Tutte le mani! Facci di fatti! Oh!
Vieni, sì o no? Vieni per comprò. Già devi andare a casa vostra. Ma che sono spettacoli? Brigando, vi farò una bella narrazione. E chi non mi ascolta ha una brutta maledizione. No, no, no. Perciò, attenzione, attenzione. Non parlate, calma. Questo è lo cartellone che guarda in progressione. Incanto, lotte, rapine, uccisioni e mille altre brutture. Per onore della famiglia, della sorella per amore, fecelo fuori legge perché intrepide vendicatore. Lasciò in primo tempo di fare l'umile pastore e della povera gente divenne un vero salvatore. Parlo e riparlo, ben inteso, di Carmine Crocco Donatelli, che considerò tutti i suoi compagni suoi cari fratelli. Fece di uomini coraggiosi un forte, ma che dico, fortissimo battaglione. Ma un dì all'inverno, mentre lo generalissimo scappò nella terra papale, in Provenza, poscia, a Marsiglia si rifugiò nel porto medievale. Ne purtroppo fu catturato e rimpatriato. In prigione purtroppo morì. La parata ripropone uno spaccato sociale, storico e culturale della Rionero ottocentesca. La povertà contadina, la laboriosa maestria degli artigiani, le cantine ed osterie, la vita lussuosa dei ricchi e dei nobili del paese costituiscono un interessante susseguirsi di quadri caratteristici, animati come su di un set cinematografico, capaci di offrire un'immagine reale del mondo di ieri, quando nell'area del Vulture si sviluppò a causa della miseria, della debole giustizia, del mancato lavoro, dell'imperante prepotenza dei baroni e galantuomini, la terribile e disastrosa era dei briganti e del loro generalissimo Carmine Crocco. Durante lo snodarsi del percorso, il visitatore riesce a cogliere l'idea di fondo del regista, a rianimare il centro storico, oggi buio e dimenticato, con la riapertura di antiche cantine e vecchi locali, con la ripresa di abitudini, di costumi, di detti e aneddoti,
di balli e canzoni popolari dal vivace, simpatico, spesso ripetitivo e sboccato linguaggio dialettale. Interessante è la riproposta di alcuni personaggi del tempo: il cantastorie, il menestrello, le lavandaie al fiume, le portatrici d'acqua, i mestieranti, i venditori alla piazzetta del mercato, i contadini e le popolane con gli attrezzi da lavoro, i nobili e le dame, gli stessi accigliati briganti e le formose brigantesse che ricreano l'habitat e i tempi dell'Unità d'Italia. Ma non mi stiamo a re. Voglio, facetemi un piacere, ci guarda, ma manca bucchiata per piacere, ehi, va bene. Senza pagumenti, senza pagumenti, qua, oh, non è che potremmo stare tanto tranquillo, A mandì, via. Ci guarda, mettete la donna nel giardino. Tre, due, quattro, cinque, sei, tutta qua. Sette, cinque, tre, tutta qua. A proposito. Ci parlano con la migliore, no? Che t'ha detto? Capisci a me? La migliore! Dolce, dolce! Che pezzo di ferro! Che t'ha detto? Dice che andò pezzo tra su di i piemontesi. Ho bloccato pure io. I piemontesi sono due paesi. Che terrore sta ci mangiando? Fai un problema! Ma ci metti bella a montare la montagna, dai, non mi sacci, vai, la montagna no. Veda un po', o briganti o ubriachi, ma saranno briganti sicuramente. Ma sto cercando che fa? Del posto? Sì, del posto. Mangiare, ragazzi, In ordine sparso. Pronto? Oh, chi è là? Oh! Mi riconosce! Chi siete? Andiamo! Faranno tutti la stessa fine, briganti. Mi fanno ridere. Portatelo dentro, eh. Briganti. Poi, dai che gli dobbiamo fare la foto. Ci manca me. Solo il capo. Dentro! Come sa.
Buonasera a tutti. Dov'è Crocco? Chiamatelo subito, per favore.
Io sono il generale Porres, rappresentante ufficiale di Sua Maestà Francesco II, re di Spagna. Un generale non c'è. È partito per una missione assai importante. E poi voi manca a dire niente. Ma guarda un po'. Oh, ma questo brigante è proprio uno sfrontato. Io faccio tanta strada per venire da lui e lui non si fa trovare. Ma chi gli ha dato i gradi da generale? Chi, por Dios? Muy bien. Aspetterò che ritorni il vostro grande generale. Generale! Ma manca saci, qua c'è un Borges, Borges. Dove trovare? Vedi la brecca e buco qui. Buongiorno a voi. Buongiorno. Saluto. Sono il generale Crocco. Beh, che volete? Sentiamo. Io sono il generale Borres, rappresentante ufficiale di Sua Maestà Francesco II, re di Spagna. Ecco. Mira, por favor. Estos aquí sono gli ordini del generale francese Clery, contento di sigillo reale. Mira, mira. Un benvenuto. Io, con i miei e i tuoi uomini, attaccherò i piemontesi e li sconfiggerò. Poi andremo alla Grangia, nel territorio di Brindisi di Montagna. E lì recupereremo armi, viveri, munizioni, denaro. E tu arrivi adesso. Arrivi e vuoi conquistare il mondo in un giorno. Ho mandato un'infinità di messaggi a tuo re, che ci mandasse in forza i soldati. E che mi ha avuto? Sangue la maronna, niente mi ha avuto lui. Caro generale, devi sapere che noi l'avevamo conquistato il mondo. Avevamo messo la vostra bandiera borbonica su centinaia di comuni e paesi della Basilicata. E voi, generale. Avevo implorato il vostro aiuto e non si è visto nessuno. Nessuno! Dov'è il tuo esercito? Fammi premonto, dov'è? Che l'hai perso per strada? Eh? Paisà, ora devi aspettare i nostri tempi e le nostre decisioni. Hai capito? Eh? Chiaro, generale Borges. Qua, sto popolo rabbraiato, conosce solo a me come comandante. Comba, qua lo capo so io, Carmine Gro. D'accordo? Ma signor, calma, calma. Le strategie militari sono una cosa seria. Vanno studiate con calma e competenza. Stando così ai fatti, e per quello che so io soltanto sono in grado di organizzare un piano d'attacco, una battaglia, signor. Ecco, generale, sono tu stai zitto. Comba, qua è a fare curare 10 minuti. Hai capito? E a proposito, non permettetevi mai di dare ordine o d'altro davanti ai miei uomini, altrimenti per voi è finito. E ricordate, a me dovete chiamarmi generalissimo. Comba, generalissimo, d'accordo? Muy bien, muy bien. Signor generalissimo, muy bien. Muy bien. Bene, cazzo. Accomodatevi là per stanotte. Adesso da fare. Adios, adios.
forza, davanti! Muori, donna! Butta giù il fucile! Portalo su! No, va bene! Procediamo! Sinistra, sinistra, sinistra! Fronte destra! Via, via, via! Via! È morto, è morto, è morto! Occhio di coordinazione alla sua, occhio di coordinazione! Lascia andare, che è morto, lascia andare. In sintesi, una manifestazione davvero unica nel suo genere, che generando sensazioni e suggestioni stimola opportuni raffronti con la realtà attuale e favorisce approfondimenti e riflessioni su una pagina buia e tormentata della nostra storia. Considerati l'impatto sociale e il potenziale culturale della parata, l'auspicio è che questo teatro all'aperto possa collocarsi a pieno titolo fra i grandi eventi regionali, quale volano di una consapevole e metabolizzata immagine identitaria di lucanità. Basta! Tu non hai privilegi! E il cappello! Vieni a scappare sotto la terra! Devi stare zitto! Anche tu! E se no che... Che il prossimo troppo per te. È chiaro? Non mi fai, Paolo! Restate stiamo, sarappolo! Chi ha parlato? Hai parlato? Pensavi che era a scarico? Non ci sa niente. Ma non ci sa niente! Niente, che mo crocco, come andiamo? Ma niente! Comba, comba! Andiamo, to! Serrare per quattro. Serrare per due. Prima linea, in ginocchio. Portate il bagaglio qua al centro.
Rodone! Rodone! Caricare a volontà! Fuoco! Oggi, 3 agosto 1872, io, Alessandro Fava, presidente della Corte di Assise di Potenza, assistito dal vice cancelliere Oreste Masci, chiedo per prima cosa le generalità al qui presente imputato. Mi chiamo Carmine Crocco della Terra. Fu francese, di anni 43, pastore di riunire in Porto, scapolo, so leggere e scrivere, impossidente. Sono stato militare come caporale sotto il passato governo, condannato altra volta per crimine. Voi, Carmine Donatelli Crocco, figlio del fu Francesco e della fu Maria Gerarda Santomauro, nato nella città di Rionero in Vulture, circondario di Melfi, provincia di Basilicata. Siete imputato di ben 75 omicidi, dei quali 62 consumati e 13 mancati, e di 1.200.000 lire di guasti, danni, incendi, eccetera. Davanti a Dio e davanti agli uomini liberi e onesti, voi, Carmine Donatelli Crocco, siete inoltre imputato di furti pluriaggravati, sequestri, rapine e terribili estorsioni.
Cosa avete da dire a vostra discolpa? Cosa? Parlate. No, no. Io dico che non c'è giudice così. Violenze, sì. Chi può negare? Violenze, ma perché, eh? Lo sapete il perché, signor Presidente? Calma, calma. Grassazioni, furti, ricatti, violenze ai privati, al clero, che non sono certo attacchi alla Guardia Regia che voi dicevate di combattere. Vedi il caso di Don Pasquale Ruggeri, arciprete buonanima, al quale mentre tornava da Napoli a dorso di mulo gli fu staccata addirittura la testa, una coltellata netta. Ma questo non è un processo. Voi non tenete conto di nessuna discorso. Io vedo solo un giovane senza scarpe, quasi nudo, che gioca a carte sulle pietre, mentre le mosche gli volano sulla sua bocca. L'uva è matura e questo ragazzo non mangia da giorni. Allunga una mano per prendere una pigna, qualche ace, ma arriva il padrone come una furia, come un toro infuriato fra i papaveri. Tira calci come un pazzo. Sono io quel ragazzo. Questi ragazzi senza scarpe sono tutti io, che aspettano di sapere a chi tocca mangiare oggi. Ma il padrone torna con un gendarme. Non c'è più rimedio, non c'è più scampo per i piccoli mariuoli, come non c'è scampo per i padri dissanguati dalle tasse e dalla fatica su queste povere terre, dove a maggio arriva il padrone a prendersi tutto, tutto! Ma i governi, purtroppo, non guardano mai come nascono i figli della miseria, né come fanno a sopravvivere, signor Presidente. Qui c'è un elenco di tutti i vostri misfatti che non finisce mai. Ci vorrebbero giornate per raccontarli uno ad uno. Ecco, mostruosità enormi, episodi inenarrabili, atrocità e cattiverie terribili. Ricordate, per esempio, che il giorno 21 dicembre del 1862 voi ed un vostro compagno compivate una vendetta già meditata nella persona di Grazia D'Alessio e Maria Suozzi, che erano due brigantesse. Voi, ingelosito della Suozzi, faceste allontanare il resto della comitiva e di vostra mano uccideste quella sciagurata donna, mentre il vostro compagno fece altrettanto con la Grazia D'Alessio. Che dite? Che dite? Io dico che quelle donne appartenevano alla banda di Pio Masiello e che dovevano sottostare alle sue infami voglie. Tant'è che un giorno si imbatterono presso Monticchio, nella banda di Nicola Mazzariano. Anche lui voleva perse le donne. E in effetti Mazzariano, dopo aver sconfitto l'avversario, pretese che le donne facessero tutto ciò che egli volesse. Ma le due infelici si ribellarono e furono uccise. Io seppi dopo della faccenda. Sdegnato, ordinai ai miei briganti che se avessero incontrato l'assassino non gli avessero dato scampo. In seguito, infatti, io, fermo nel mio proposito, riuscii a far uccidere Mazzariano, ma da un povero capraio, suo manutengo. È vero che la notte del 30 giugno del 1863, voi, nel bosco di Ripa Candida, vi allontanaste dai vostri compagni dicendo di andare a fare un affare. E lì a poca distanza giaceste invece con Giovanna Spinazzola e Maria Michela Fusco, prostitute, che erano state condotte da una certa Maria Giuditta Bonelli, prostitute che pagaste e licenziaste. Fatti pochi passi vi accorgeste però che vi era stato rubato il portamoneta. Allora raggiungeste le donne che ve lo restituirono. Ciò nonostante, voi ed il vostro compagno con tre colpi di fucile le uccideste. È vero? Io so che quelle tre donne furono uccise da alcuni cittadini, a poca distanza dal paese, in un luogo dove i briganti non solevano andare. Anche perché quel luogo era quasi sotto il quartiere dei soldati. Voi, Carmine Donatelli Crocco, cosa rispondete riguardo al fatto accaduto il 29 giugno del 1864 nelle campagne di Genzano?
quando con una quarantina di briganti vi siete imbattuti in un drappello di militi della Guardia Nazionale e quando furono a tiro faceste contro di essi una scarica di fucilate uccidendone cinque ed esattamente Pietro Polini, Angelo Viggiano, Alessandro Galella, Giorgio Scalere e Angelo Pellegrinetti. È andata così? Rispondete. Rispondo con una ed una sola frase. Io non ho mai avuto parte a questo reato. Assassino! Assassino! Silenzio. Soprattutto le imputazioni e i capi d'accusa sui quali vi ho testé interrogato e su quelli che volutamente ho tralasciato perché avete già riferito nei precedenti interrogatori. Avete voi testimoni o prove da presentare a vostro discarico? Soprattutto i diversi carichi. Io non avrei testimoni da indicare. E poi... Ma dopo tanto volgere di tempo e dopo tante vicissitudini della mia vita travagliata, ma chi volete che possa ricordare delle persone che possano deporre a mio favore? Io confido nella lealtà dei testimoni e spero soltanto che voi non mi addebitate colpi che non sono mie. Malgrado la sorpassata mia ferocia, io mi mostrei generoso e buono perché non aveva mai fatto del male. E perciò vorrei dare 3 testimoni a mio discarico. Il sindaco di Rivo del Monte, al quale salve il figlio. Secondo, don Pasquale Saracino di Atella, il quale è capitato in mano a Coppa e Ningonano, fu per mia cura messo in libertà. E terzo, un tale Michele Gliogliaro di Rio Nero, un vecchio capitato in mano a 4 briganti, fu da me salvato, con pericolo della mia stessa vita. Per qual fatto? Meritai un sonetto acrostico in lode, trasmessomi da Rio Nero in Vulture dal maggiore della Guardia Nazionale, don Pasquale Corona. Ma questi testimoni però mi riservo di darli all'avvocato, per dimostrare che io finalmente non sono quel vile brigante di cui si è tanto parlato e non sono affatto un assassino, come mi ha dipinto quell'inetto ed incapace di Borges. Sì, il generale Borges. Arrivato qui con 22 mascalzoni, privo di denaro e vestimenti, e se ne ripartì con la bella somma di 18.000 lire, tra armi, vestiario, cavalli, eccetera. Altro che storia, signor Presidente. Calma. Vi rammento che vi trovate in un'aula di tribunale, non nei boschi del Monte Vulture, tra i vostri briganti. Dunque, Carmine Crocco Donatelli, avete scelto i vostri difensori? No, aspetto che me ne scelga la vostra giustizia, signor Presidente. Allora noi officiosamente procediamo d'ufficio, secondo la legge. Dunque, destiniamo alla difesa del qui presente Carmine Donatelli Crocco gli avvocati signori Guarini Francesco, Sarli Tommaso e Santarello Gerardo. La seduta è sciolta. Dopo diverse ore di Camera di Consiglio, addivenuti all'unanimità alla sentenza definitiva, si dà lettura di quanto segue. In nome del popolo italiano, oggi, 13 settembre 1874, con regio decreto di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, questa Corte, tenuto conto delle attenuanti generiche e del comportamento dell'imputato in questi ultimi anni di prigionia, esaminato tutti i verbali del processo e sentito altresì i difensori d'ufficio,
stabilisce di commutare la condanna a morte di Carmine Donatelli Crocco di Rio Nero in Vulture, inflitta con sentenza dell'11 settembre 1872, in quella ai lavori forzati a vita, da scontare nel bagno penale di Porto Ferraio, Isola d'Elba, Livorno. Corte di Assise di Potenza, 13 settembre 1874. Si ritira la corte. La condanna ai lavori forzati a vita, decretata dalla Corte d'Assise di Potenza, ebbe subito attuazione con il trasferimento di Carmine Crocco nel carcere di Porto Ferraio. Lì, il generale del governo di Giuseppe Italiano, ai tempi dell'Unità Nazionale, condusse vita irreprensibile nel pieno rispetto della legge penitenziaria. Agli inizi del 1900, a più di 70 anni, Crocco, malato e quasi cieco, scriveva le sue memorie. A nome dell'associazione Schenè invito tutti i partecipanti per un saluto finale qui come passerella finale per la parata dei briganti, con l'augurio e con la viva speranza, naturalmente scusandoci per qualche errore che è sempre in agguato e che noi commettiamo come esseri umani. E di tutto questo ringrazio anche gli sponsor, i collaboratori, gli amici, i tecnici, i scenografi, costumisti, lo staff logistico, tutti coloro i quali veramente, veramente da tempo si sono impegnati per rendere ancora più suggestiva, più avvincente questa nostra seconda edizione. Da parte dell'Associazione Schenè e anche della Fondazione Insieme Per, Associazione Vulcanica, con il patrocinio del Comune di Rio Nero e il sostegno anche economico del GAL, ci auguriamo di rivederci qui tutti quanti alla terza edizione. Grazie ancora e buonanotte. L'inchino da parte di tutti, degli attori e modestamente dalla loro guida. Grazie e arrivederci all'anno prossimo. Buonanotte, grazie. Andare a
Lessa da vendare una palomba nella neve, per poter libera volare, e guacchiare si divisa, le vie buddhiste. Per poter libera volare, e guacchiare si divisa, tutte vie buddhiste. Diventare nata morro nella ne, volessa diventare nata morro nella ne, per scettare a tutta questa gente che non ha capito niente e ci sta a guardare, per scettare a tutta questa gente che non ha capito niente e ci sta a guardare. Volessa diventare una bandiera nella ne, volessa diventare una bandiera nella ne, per dare un colore a questa guerra che la libera sta per oggi va a morire. Per dare un colore a questa guerra che la libera sta per oggi va a morire. Volessa diventare un brigando nella ne, volessa diventare un brigando nella ne, da passa sulla la montagna scura, vada a fare paura fino a quando va. Da passa sulla la montagna